dalle galassie alle stelle fino alle particelle atomiche. La struttura dell'universo è determinata da questi numeri. Queste sono costanti e quantità fondamentali dell'universo. Gli scienziati si sono accorti che ognuno di questi valori è stato calibrato con una precisione unica, creando un intervallo che permette la vita in un range estremamente ridotto. Se anche solo uno di questi numeri fosse alterato di pochissimo, nessun tipo di vita fisica interattiva potrebbe esistere nel cosmo. Niente stelle, né vita, né pianeti, né chimica. Considera la gravità, per esempio. Questa forza è determinata dalla costante gravitazionale. Se questa costante variasse di 1 su 10 alla 60esima, nessuno di noi esisterebbe. Per capire quanto sia minuscolo questo intervallo che consente la vita, immagina un quadrante diviso in incrementi di 10 alla 60esima. Per avere un'idea di quanti punti minuscoli ci siano, prova a pensare al numero di cellule nel tuo corpo o al numero di secondi che sono passati sin dall'inizio del tempo. Se la costante gravitazionale subisse una variazione infinitesimale, l'universo si sarebbe o espanso e diradato così velocemente che nessuna stella si sarebbe formata e la vita non esisterebbe. Oppure, esso sarebbe collassato su se stesso, con lo stesso risultato: niente stelle, né pianeti, né vita. Oppure, considera il valore di espansione dell'universo. Questo dipende dalla costante cosmologica. Una variazione di questo valore di 1 su 10 alla 120esima porterebbe l'universo ad espandersi troppo velocemente o troppo lentamente. In entrambi i casi, l'universo non condurrebbe alla vita. Oppure, un altro esempio di precisione. Se la massa e l'energia dell'universo primordiale non fossero state distribuite con l'assoluta precisione di 1 su 10 alla decima alla 123esima, l'universo non ospiterebbe alcuna forma di vita. Il fatto è che il nostro universo permette vita fisica e interattiva solo perché tutti questi altri numeri sono stati sintonizzati indipendentemente e con una precisione infinitesimale. Ovunque i fisici guardino, trovano esempi di sintonizzazione fine. Il fatto degno di nota è che i valori di questi numeri sembrano essere stati esattamente coordinati per rendere possibile lo sviluppo della vita. Se qualcuno dice di non essere sorpreso da queste caratteristiche speciali che l'universo possiede, sta nascondendo la testa sotto la sabbia. Esse sono sorprendenti e improbabili. Qual è la miglior spiegazione per questo fenomeno stupefacente? Ci sono tre opzioni. La sintonizzazione fine si basa su necessità fisiche, sul caso o su un progetto. Quale di queste è la più plausibile? Secondo questa alternativa, l'universo deve per forza condurre alla vita. I valori precisi di queste costanti e quantità non potrebbero essere diversi. Ma è plausibile? Un universo che non conduce alla vita è impossibile? Non è solo possibile, ma è molto più probabile di un universo che conduce alla vita. Le costanti e i valori non sono determinati dalle leggi della natura. Non c'è alcuna prova che indichi la necessità di questa sintonizzazione fine. E il caso? Siamo stati solo molto, molto, molto fortunati? No. Le probabilità che una tale precisione sia frutto del caso sono veramente minime. Quindi, nello sforzo di mantenere viva questa opzione, alcuni si allontanarono dalla scienza empirica e adottarono un approccio speculativo chiamato multiverso. Immaginano un generatore di universi che produce tanti universi fino a che non ne uscirà uno che conduce alla vita. Tuttavia, non c'è alcuna prova scientifica dell'esistenza di questo multiverso. Non può essere rilevato, osservato, misurato o provato. E il generatore stesso richiederebbe un'assoluta fine precisione. Inoltre, piccole zone d'ordine sono di gran lunga più probabili di quelle grandi. Quindi il più probabile universo osservabile sarebbe piccolo e abitato da un unico, semplice osservatore. Ma ciò che osserviamo è proprio l'opposto. Un universo vasto, meravigliosamente complesso e altamente ordinato, abitato da miliardi di altri osservatori.
Quindi anche se il multiverso esistesse, il che è rilevante, non potrebbe spiegare questa precisione. Data l'improbabilità di necessità fisiche o del caso, la miglior spiegazione del perché l'universo si è sintonizzato per condurre la vita è quella di un progetto. Un'interpretazione dei fatti basata sul buonsenso suggerisce che un superintelletto ha scimmiottato con la fisica e che non ci sono forze cieche in natura. I numeri che uno calcola dai fatti mi sembrano così schiaccianti da mettere questa conclusione quasi fuori discussione. Per me ci sono prove considerevoli che vi è qualcosa dietro a tutto quanto. Sembra che qualcuno abbia calibrato questi numeri per creare l'universo. L'impressione di un disegno globale è schiacciante. I cieli raccontano la gloria di Dio. Il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro. Una notte comunica conoscenza all'altra.